La conduttrice Mediaset di nuovo nel mirino degli haters, ecco il motivo. Da oltre un anno Nadia Toffa combatte contro la malattia a testa alta, documentando i suoi stati d'animo ma anche le sue giornate sui social. Ma non a tutti piace questa sua esposizione mediatica, infatti in tutti questi non sono mancate le critiche da parte degli haters. L'ultimo caso è stato qualche ora dove un utente Twitter ha accusato la giornalista bresciana di essere un esibizionista. L'uomo ha polemizzato sullo scatto della Iena dove si mostra sdraiata sul letto d'ospedale per farsi la chemio. L'uomo in questione, usando un linguaggio colorito, ha detto alla Toffa di finirla di nominare il cancro perché in Italia non è l'unica ad essere affetta da questo male. La risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare, trovando il plauso di tutti i suoi fan. Nadia Toffa e il messaggio commovente su Twitter sulla una minorenne che si è suicidata. E a proposito di Twitter, alcune ore fa Nadia Toffa ha pubblicato un post abbastanza commovente. La conduttrice delle Iene Show ha invitato tutti i suoi fan a pregare per un'immane tragedia accaduta a Torino. Nello specifico una 14enne si è lanciata da un ponte perdendo la vita. La giornalista bresciana, sconvolta della notizia, ha scritto questo sul suo profilo. Che tragedia immane. Prego tanto per la sua famiglia. Una disperazione inimmaginabile. A corredo di un articolo del Corriere della Sera. Non è la prima volta che Lodanna posta dei messaggi del genere, dimostrando ancora una volta la sua sensibilità. Tra poche settimane Nadia tornerà dietro il bancone delle Iene Show per la nuova edizione dello storico programma d'approfondimento di Italia 1. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.